Ben trovati a Sport in Provincia, parliamo di Pallanuoto, parliamo di Coser. Lo facciamo con Barbara Mameli, attaccante della Coser. Ciao Barbara, Buonasera. e con Paolo Laroso ovviamente. Ciao, buona, buona. Ciao. Paolo. Allora Barbara, partiamo da queste prime due uscite stagionali non proprio fortunate, se vogliamo. La prima a Roma, la seconda in casa, due sconfitte, <ride> frutto di che cosa? Lo chiedo a te? Oddio, la prima, diciamo, non abbiamo giocato male, è stato <ride> un derby contro la Roma Racing fuori casa. E stavamo in partita fino all'ultimo tanto che il gol del vantaggio della Roma Racing è stato a 45 secondi dalla fine la seconda partita in casa eh, non è stata un'ottima prestazione e il motivo principale diciamo ancora ne dobbiamo parlare e però penso che sia stata anche l'emozione di giocare in casa e soprattutto anche perché alcune giocatrici non stanno in un'ottima forma fisica. Una, una nota di colore, una curiosità: com'è stata la prima, la prima in casa? La prima A in livello casa. anche emotivo, <coughs> intendo? Eh, C'era un sacco di pubblico, e sinceramente non ce l'aspettavamo. Comunque sia, è stata una forte emozione e che ogni anno si ripete. Vediamo anche le immagini de della partita. Di domenica scorsa, sì, io mh, se mi posso intromettere, eh, Barbara, volevo fare un piccolo eh, parallelo con la stagione precedente. Ehm, un avvio in qualche modo un po' incerto, altalenante dal punto di vista mentale e se vogliamo anche, anche fisico. Ehm, a oggi, probabilmente, non, eh, la, la formazione non è ancora al, al massimo della. Della forma. io ricordo lo scorso anno eh, Jennifer Fraticelli aveva una Epicondinite, eh, mh, qualche altra ragazza, qualche altra giocatrice non era al massimo della forma con problemi fisici. Io ricordo eh, mh, anche te lo scorso anno, sempre eh, mh, con, con la spalla, eh, con i problemi relativi alla spalla, al, de al deltoide, ma questo poi si, eh, si riflette anche dal punto di vista mentale, cioè la stanchezza fisica poi si proietta anche nel gioco, cioè poi giocate eh, non molto. Convinte con poca convinzione? Ma sicuramente anche perché noi siamo un gruppo eh, di 8-9 persone, quindi non è una rosa completa. E certo non stando bene fisicamente poi si se ne sente anche nell'acqua nell di conseguenza siamo anche sempre le stesse che giochiamo. Senti, ehm, un'altra un un domanda perciò probabilmente il, il problema, la causa imputabile di questa stanchezza è probab probabilmente il, la mancanza di giocatrici che in qualche modo possono darvi il cambio anche in, se è una rosa ristretta comunque può, certo. può influire ovviamente perché poi come sappiamo insomma, nella pallanuoto i cambi sono anche fondamentali e continui sicuramente anche perché fare quattro tempi e sempre le stesse giocatrici con uno o due cambi e la stanchezza fisica poi si fa sentire e soprattutto poi la domenica perché anche negli allenamenti siamo sempre noi e giochi il martedì, il mercoledì e poi alla fine la domenica vai a risentire proprio di questo stop certo. che abbiamo durante le partite Quali ruoli avrebbe <ride> bisogno di innesti questa coser? Uh, penso sicuramente al centroboa, anche perché ne abbiamo soltanto uno. Per la pallanuoto avere un centroboa soltanto è poco. E poi penso anche in fase d'attacco c'è bisogno di qualche giocatrice in più magari di un finalizzatore, di una, sì. eh, di, una, di una punta, se vogliamo che sì. in qualche modo... Poi come dicevamo qualche azione... prima fuori onda si era parlato ad inizio anno di un possibile arrivo di qualche giocatrice, poi non se ne è fatto nulla, è arrivata ovviamente la Russo, ma nulla di più poi alla fine. Quindi probabilmente poi con il senno di poi, vedendo anche, non voglio dire i primi due risultati, perché poi potrebbero essere anche ecco, un fatto a sé, però magari ci sarebbe un bisogno di un ritorno sul mercato per lo meno per andare a rinfoltire la rosa, visto che anche tu ci dici che comunque ne risentite anche voi ovviamente, stando in campo, stando in acqua ovviamente tutto, tutto il tempo, quindi questo secondo me che chissà, insomma dopo lo sponsor, dopo che la Privilege eh. già sta appoggiando io, la Coser. Io poi volevo approfittare di, questo, di questa tua affermazione eh, per fare un, un parallelo, se vogliamo, eh, parlando un po' di Rosa Russo. Eh, che giocatrice è Rosa Russo e soprattutto rispetto a eh, Valeria Tuscolano, quanto, quanto può far, far bene in questa, in questa Coser? Rosa allora, Russo sicuramente <coughs> è un'ottima giocatrice e ancora secondo me si deve esprimere nel migliore dei modi. E, Sicuramente è stata anche un po' di emozione perché lei mi raccontava che giù a Napoli la pallanuoto non era seguita come civita vecchia. Certo. E è un'ottima un giocatrice, e può fare la differenza, ha un ottimo tiro da posizione 3 e difende anche molto bene il centro. Valeria Tuscolano ecco. è... sicuramente manca anche perché Valeria era diciamo, un leader all'interno della certo. squadra. Faceva spogliatoio, insomma. Faceva spogliatoio, era, certo. era un capitano storico, e era, diciamo, quella che aveva più esperienza. E Barbara, ti, ti interrompo. Come caratteristiche tecniche, eh, quanto si differenziano le giocatrici? Io ricordo, eh, Valeria nasce. Come portiere. come portiere, poi è stata impiegata da Fabio a difesa in uh, attacco anche mh, a centro ha un po di Martina Mangiola lo scorso, lo scorso anno pensi che in qualche modo anche Rosa Russo può in qualche modo essere gestita in acqua come, come Valeria? Sì sicuramente, anche perché diciamo, <coughs> fisicamente eh, Rosa è bella piazzata quindi cioè. eh, anche come centro -boa può dare una mano a Martina e come lo era Valeria quindi, una presenza me, anche che in sì. qualche modo si mentre nella prima partita Barbara, vorrei tornare un attimo indietro, chiaramente analizzare un pochino meglio queste prime due partite la prima partita siete stati lì comunque fuori casa, la prima, difficile, avete perso 45 secondi alla sirena quindi è stata una partita combattuta Che cosa è andato storto secondo te? E a parte l'arbitraggio, e poi vorrei anche cogliere l'occasione per parlare anche di questo, ah, prima tecnicamente e poi dove secondo te vi ha penalizzato l'arbitraggio? Allora, eh, diciamo noi abbiamo avuto un blackout nel terzo tempo, anche perché la partita siamo stati sempre in vantaggio noi, ci hanno fatto un parziale di 3-0 e sono andati avanti. Poi c'è stata la voglia di, di vincere e di provare a portare i tre punti a casa, anche perché, come ripeto, contro la Roma Racing è un derby. E che tutte e due le squadre vogliono vincere, e poi c'è stato questo arbitraggio che mm. eh, ci ha penalizzato molto, soprattutto alla fine, dove ha dato le, due espulsioni a loro nel quarto tempo a, a pochi minuti dalla fine del gioco. E niente, se non, morti. se non ricordo male, addirittura 16 espulsioni avete subito contro? Sì, 16 espulsioni calcolando che noi abbiamo giocato a zona e eh, ad M. Quindi era per non, eh, per non prendere espulsioni, certo. invece si è, successo Chia, è successo il contrario. Ovviamente un gioco quindi a zona ovviamente meno aggressivo rispetto a quello Sì, un anche gioco perché abbiamo giocato ad M e M funziona praticamente, il centro boa viene marcato da due difensori proprio per non prendere le espulsioni sul centro. Certo. contro le sei espulsioni a, a favore sì, loro vici. hanno giocato a pressing certo. differenziale di sì, meno 10 sì. no no che poi Ma tra l'altro avevo, avevo parlato i giorni, giorni prima con Fabio proprio per quanto riguarda l'impianto tecnico e mi ha detto che eh, impostare la partita da, da un punto di vista fisico sarebbe stata una scelta non molto intelligente perciò no, eh, un, non il pressing bensì una, eh, un tipo di gestione del, del della, della gara certo, a della zona, gara zona certo. certo. Mentre per la seconda uscita? La seconda uscita mh, sicuramente la colpa è stata tutta la nostra, e non abbiamo dato il massimo, e, ma ripeto sia per quanto riguarda fisicamente che mentalmente, anche perché quando poi vedi che la palla non entra, e, diciamo mentalmente certo, e, ti butti, un po, giù, ti butti un po' giù e poi soprattutto anche di fronte al pubblico di casa. Certo, proprio a livello tecnico, eh, secondo te cosa è mancato? A parte fisicamente comunque e magari la fiducia, sai dei palloni che non entrano e quindi ovviamente a livello di fiducia eh, sei un po' abbattuto, diciamo fra virgolette, ma a livello tecnico cosa vi è, vi è mancato? Non voglio che chiaramente mi giudichi un mestiere che non è il tuo, quello di allenatore, quindi capisco magari, però secondo te cosa, è, cosa non girava? E in difesa secondo me abbiamo giocato abbastanza bene, e il punto debole è stato l'attacco, tiravamo ma tiravamo, diciamo, la maggior parte dei tiri erano a Palomba, quindi che tu mi fai tutti questi tiri a Palomba vuol dire che c'era anche la paura eh, di prendere il contropiede e quindi non tiravi in maniera decisa. Certo. Posso, ehm, sì. Barbara, cosa manca a questa cosa oggi? Cioè, secondo te, quale dovrebbe essere eh, l'approccio mentale per, per la prossima partita? Eh, parliamo del veleno in casa che si è comportato molto bene proprio con, con il Blue Team, pareggendo per, per 10 a 10. Qual è quel, quel passo che voi dovreste avere per la prossima partita? Secondo me, sicuramente è la voglia di vincere, soprattutto davanti al pubblico di casa, portare questi tre punti a casa. E niente, dobbiamo forse un approccio più, più determinato sì, alle gare. A, a proposito di approcci determinati, eh, cosa, cosa ha fatto cambiare? Io faccio un passo indietro al, al, al campionato scorso. Cos'è cambiato lo scorso anno, primo eh, girone di andata e girone di, di ritorno? In quel passaggio, co, cosa è cambiato? Cosa ha fatto Fabio per in qualche modo dare quell darvi quell'impulso? Perché avete fatto un girone di ritorno stratosferico? Sì, eh, diciamo, il girone di andata non è andato molto bene, abbiamo portato pochi punti in casa certo. eh, il girone di ritorno eh, non ci stavamo, nel senso che non era la cosa eh, che poi ha rispecchiato nel girone di ritorno. Quindi volevamo vincere, volevamo far vedere che eh, tutto quello che il sacrificio che ci mettevamo eh, doveva essere ricompensato. Eh, secondo me e a tutt'oggi siamo anche una squadra che può stare al vertice della classifica so, avete, avete chiaramente espresso lo scorso anno il vostro potenziale dal punto di vista numerico terza, terza compagine del, del campionato dietro Volturno e, e Serapo. perciò Martina eh, sì Martina, <ride> Barbara scusi, dove può arrivare questa, questa cosa? continui comunque a pensare nonostante queste due eh, prime uscite eh, non molto positive continui a pensare che è una squadra di vertice? sì, io spero che di, portare, di cominciare a prendere punti e di andare nella zona playoff, anche perché ce lo meritiamo e sono da anni che siamo in Serie A, siamo penso una delle migliori squadre sì. e tutto sta a portare punti a casa. Anche lo staff dirigenziale prima dell'inizio, proprio a breve, mancavano... Sembra una settimana quando parlammo con loro e eh, ci dissero: eh, Noi puntiamo comunque a salire, puntiamo a salire in A1. Quindi volevo chiedere anche a te questo: era un discorso che lo staff dirigenziale faceva solo con i giornalisti oppure ve lo siete detti anche fra di voi? Quali, quali sono i vostri obiettivi dichiarati fra di voi? Noi, ogni volta che iniziamo la stagione, diciamo l'obiettivo nostro è quello di fare meglio. E sicuramente è quello di andare playoff, poi per salire in A1 si vedrà tutto lì in quelle partite certo. Barbara eh, il nuovo Volturno cioè qual è la squadra che in qualche modo quest'anno prende o prenderà il, il posto del, del Volturno cioè c'è una squadra molto più forte rispetto alle altre quest'anno che in qualche modo tu eh, puoi aver visto, valutato forse è la Roma la Roma parla in modo che ci abbiamo giocato domenica scorsa e, e può essere anche il Blue Team però sono tutte squadre questo campionato è molto equo sono tutte squadre che possono ambire a posizioni alte come quelle basse. Ecco, posso fare una domanda un po' non polemica, però è un po' un uh, mistero paranotistico. Io mi riferisco al. Uh, una partita che in qualche modo ha fatto un po', un po' discutere lo scorso anno, Volturno, parliamo del, della partita Volturno Castelli Romani, eh, che partita è stata quella? Cioè come è possibile secondo te che una squadra come il Volturno, eh, molto forte da un punto di vista oggettivo, perda contro una compagine come il Castelli? Che succede? Secondo me non è possibile, <ride> perché il cioè. Volturno sappiamo che squadra era e soprattutto andare a perdere... Contro i Castelli Romani che si stavano giocando la retrocessione, eh, diciamo questa partita è rimasta un po' con un punto interrogativo. Sappiamo chi ha, chi ha il, i Castelli Romani come allenatore eh, e quindi penso che ho detto tutto. Abbiamo portato insomma. Ecco eh beh, possiamo eh. magari anche <ride> dirlo perché magari non, non so chi ci ascolta. Non, No, ma stiamo, stiamo chiaramente parlando di una, di una fase molto... era una fase molto importante e delicata, la fase di salvezza e eh, è parso abbastanza mh, particolare un, un, un risultato, il risultato della vittoria di Castelli certo. Romani, una compagine nettamente inferiore eh, rispetto al eh, Volturno, primo in classifica all'epoca. Noi diciamo eh, oggettivamente che è stata un... Eh, una mancanza da parte del Borturno dal punto di vista tecnico. Ok, lasciamola ecco lasciamo <ride> la così che è meglio, forse. E Barbara, tornando alla questione arbitraggi, però vorrei un attimo virare in un'altra direzione. Perché prima, fuori onda, parlavamo dell'arbitraggio. L'arbitraggio e eh, tu dici forse ne servirebbero di più forse anche un qualcuno super partes, una commissione. una commissione, per quanto riguarda la commissione se ne è parlato anche in, in A1 maschile, quando noi spesso parliamo, discutiamo su SNC, sull'A1 a maschile, il massimo campionato di pallanuoto italiano e si è parlato anche lì di una, un arbitraggio, una commissione super partes, però tu prima mi parlavi, forse servirebbe proprio anche un altro arbitro a noi? in A2 femminile? Sì, anche perché diciamo, già la pallanuoto è difficile da vedere da fuori perché soprattutto il contatto fisico avviene sott'acqua proprio per non farsi vedere dall'arbitro. Certo. Uno solo è poco, secondo me anche in serie A2 dovrebbero cominciare a mettere due arbitri. E anche la commissione esterna eh, secondo me conta perché ci deve essere qualcuno che viene a valutare questi arbitri che vengono mandati. Ad esempio nella partita contro il Roma Racing eh, questo arbitro proveniva da una Serie C, andare a arbitrare subito una Serie A2, soprattutto una partita importante come Roma Racing-Civita Vecchia, eh, insomma. Certo. Non è indicato. Non era assolutamente indicato. Certo, e il, il discorso, poi sono pienamente d'accordo perché comunque un arbitro come fa a vedere tutta la vasca e quello che succede? È un po' una contraddizione, non so. Beh, tre, 33 metri di. di Noi 25 25 metri di vasca, 12 giocatrici. Cioè, non è, non, so, beh, non è semplice gestire una partita da non solo. Non ho mai veramente. giocato a pallanuoto, ma l'ho sempre osservata. E prima di cominciare a capire quello è fallo, quello no, a volte tuttora non riesco a realizzare. Quindi non capisco come faccia un solo arbitro a rendersi conto poi persone che lo fanno di mestiere quindi <ride> comunque sono anche abili a nascondere il fallo un arbitro mi sembra veramente veramente: infatti poi poco. si commettono eh, dimmi se sbaglio Barbara eh, errori eclatanti come per esempio il, il gol del, della Roma con, con la giocatrice che stava veramente dentro porta e l'arbitro all'interno dei sì, due sì, metri sì, ricordiamo... due, due metri non ha revisato il, il fallo perciò insomma un gol in più che poteva essere tranquillamente evitato. Io mi allaccio al, al discorso che facevamo prima riguardante chiaramente il turnover. Eh, secondo te ci sono delle giocatrici eh, giovani, delle nuove leve, ne parlavamo anche, anche prima, che in qualche modo possono, eh, possono potrebbero fare bene in, in questa serie? Oppure eh, con la vostra generazione oggi si è, è chiuso un po' un, un periodo eh, buono per la pallanuoto locale? Allora diciamo Non è una domanda semplice questa no. <ride> magari <ride> diciamo anche qualche Oggi. ragazza che potenzialmente potrebbe fare bene se ci fossero del. Non In so. A due qualche ragazza che potrebbe fare bene ce n'è, ma penso che sia una Pamela Bruno e Valeria Pipponzi che adesso ormai fa parte della due fissa anche perché è passata di categoria. e Eleonora Colaini ma lei è molto giovane. A uh, 15 anni, e, però, poi per il resto, non abbiamo serve sacrificio. Poi, come sicuramente, ne serve come, diciamo. tanto. Voi Perché questo ricordiamo, comunque, è professionismo. Quindi, comunque, sì, sì. serie 2: già praticamente eh, parliamo della, della serie che anticipa. La serie ovviamente è una, perciò è la, la, la massima espressione della, della pallanuoto e già si giocano ad alti, ad alti livelli. Ricordiamo, io mi ricordo lo scorso campionato, ho assistito a um, partite eh, molto intense dal punto di vista agonistico e l'approccio è stato un po' um, eh, pregiudizievole, se vogliamo, da parte mia. Cioè io ho fatto pallanuoto, ho seguito sempre la pallanuoto chiaramente maschile. E... All'imprinting con la pronta femminile ho detto sì, sicuramente ci saranno uh, allenamenti seri. Io ricordo anche la nazionale, Giussi Malato ehm, all'epoca. Comunque, ehm, non davo questa. Ehm... Sta giocando, fra l'altro, la nazionale in questo periodo? Sì, 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 sì. sì. Io, però, devo dire, ho visto, ho visto giocare le, le ragazze ho visto io ho percepito un livello di professionalità e di. L'impegno veramente. Certo, questo è un discorso spinoso, secondo me, perché andare a trovare la professionalità in tutti gli sport è, è difficile. Cioè fare i professionisti ma soprattutto è, in uno sport non è facile, farlo in modo professionale è ancora più difficile. Soprattutto, secondo me, Alessio in uno sport eh, maschile, tra virgolette, come quello della, della Prodo, vedere l'impegno e anche l'agonismo che mettono queste, queste ragazze è sicuramente un. Eh, un valore aggiunto certo uno sport anche si basa ovviamente per la metà immagino oltre che tecnica sulla preparazione fisica quindi allenarsi comunque avere una certa costanza agli allenamenti e evitare vizi evitare fare una vita regolare ha un'importanza capitale in tutto questo perché poi lo vediamo in tutti gli sport, dal pallanuoto, al calcio, al basket, a qualsiasi sport, quando tu ne hai più degli altri e vai al doppio eh, è normale che poi i risultati arrivano, anche se tecnicamente magari sei leggermente inferiore, se hai, non so, magari meno esperienza, però poi quando ci sei fisicamente le cose cambiano. E quindi questo certo, immagino chiaro. sia importante. È chiaro che poi è difficile farlo per professionisti affermati con esperienza quando si parla magari di ragazze ragazze giovanissime, so stiamo parlando di 17, 18, 19, certo. diventa ancora più difficile comunque fare quella vita regolare e dedita al sacrificio. Quindi questo poi immagino sia uno dei punti fondamentali Chiaro. dello sport in generale, non solo de, della palla a nuoto. E, niente, un'altra cosa che ti volevo chiedere, Barbara, è ovviamente adesso avrete tante altre squadre da affrontare perché è appena iniziato il campionato, e quante ne conosci, quante giocatrici conosci? E quale squadra oltre a Roma che già hai detto credi che possa mettervi veramente in difficoltà? Allora una squadra che penso che ci potrebbe mettere in difficoltà è anche l'Assis Roma. È composta da giocatrici che ambivano in Serie 1, eh, Giulia Fabri, Francesca Giovannangeli. Eh, è un'ottima squadra composta da giovani, soprattutto da giovani talenti. È una squadra che anche nelle giovanili l'altro anno si è piazzata ai campioni italiani e al vertice della classifica. Quindi penso che l'Asis Roma sarà la sorpresa di questo campionato. Senti, eh, Barbara, dal punto di vista della formazione, mi accennavi cioè l'altra volta accennavi l'altra volta telefonicamente, che eh, probabilmente non ci sarà Alessia Gabelli. Quanto è importante Alessia Gabelli in questa formazione? <ride> allora. La bestia è molto importante anche perché è il nuovo capitano, quindi la sua mancanza sicuramente si farà sentire, ma speriamo noi di portare i tre punti a casa. Allora, con questa speranza noi chiudiamo ovviamente la puntata di Sport in Provincia e facciamo i migliori auguri a Barbara innanzitutto perché qui è ci è venuta a trovare, gentilissima, e anche alla Cosera ovviamente. Grazie a voi. Ciao Barbara. Ciao. Buonasera e alla prossima puntata di Sport in Provincia.